Ed eccoci, vabbè, Massimo finalmente l'ho intervisto. Allora, Massimo è un amico proprio lungo corso. Sì. Ci ritroviamo a teatro e finalmente intervisto un amico che ha fatto un grande salto di carriera. Beh, insomma, ho fatto il lavoro dell'attore, che è continuare a investire sul lavoro che fai tutta la vita. Ora, in questo momento è un momento molto positivo, speriamo che duri e speriamo che diventi sempre meglio. Allora, parliamo di questo tuo ruolo nel Penitente. Sì, il Penitente è l'ultimo testo scritto da David Mamet, che sarà in scena dal 7 al 26 novembre al Teatro Eliseo di Roma. È un testo molto bello, che ha come protagonista regista Luca Barbareschi, e a fianco di Luca c'è Lunetta Savino e Duccio Camerini e io. Ed è una specie di thriller intorno a una deposizione che deve essere fatta per aiutare un ragazzo che ha compiuto un delitto molto grave. Ovviamente il protagonista ha il suo avvocato di fiducia, che è il mio ruolo, e come in tutta la drammaturgia di Mamet, questi ruoli sono estremamente complessi, estremamente articolati e anche molto sfaccettati. Quindi lo spettatore crederà di vedere una cosa per poi rimanere sorpreso della verità. Voi l'avete presentato già a Napoli quest'estate? Abbiamo presentato al Festival di Napoli del teatro con grande successo. È una macchina formidabile questo spettacolo, perché stringe lo spettatore dentro una morsa e lo costringe a seguirlo fino alla fine. Allora, diamo l'appuntamento. L'appuntamento è appunto da martedì prossimo, 7 novembre, fino al 26 al Teatro Eliseo di Roma. Luca Barbareschi, Lunetta Savino, Massimo Reale, Duccio Camerini, Il Penitente di David Mamet. Ti aspettiamo.